Cari colleghi, buongiorno. Vi chiedo di prendere posto, abbiamo tenuto 10 minuti di spazio anche perché c'era qualche treno in ritardo. I ringraziamenti verranno dopo, ma innanzitutto credo che sia indispensabile per me, visto che siamo arrivati alla quinta edizione, un lustro già rappresenta una unità temporale sufficientemente lunga per dire che una manifestazione si è consolidata nel tempo. Quindi grazie a tutti intanto per essere qui. Voi sapete che questo evento è sostenuto interamente da Gimbe senza alcun supporto istituzionale o commerciale e che il relatore e i moderatori non hanno ricevuto alcun compenso né rimborso spese. Mi preme la logica della discussione che oggi fa parte di quelli che sono gli elementi di trasparenza della ricerca che Gimbe eroga attività di formazione e consulenza sui temi trattati nella conferenza. Sono qua al tavolo con mio collega amico Massimo Amicarico, direttore sanitario dell'USO di Bologna, che insieme a me terrà una delle due letture di apertura, perché come tutti sapranno questo è un convegno un po' particolare dove non c'è nulla di preordinato, a parte consentiteci un po' queste due presentazioni iniziali da padrone di casa. La mia personale quale direttore del GIMBE e quella del direttore sanitario dell'azienda che ospita il convegno. Tutti gli altri contributi sono stati selezionati da abstract inviati dai partecipanti e credo che questo sia il modo migliore per fare capire che NVM e il governo clinico non sono solo cose teoriche ma sono attività pratiche che si possono realizzare nelle organizzazioni sanitarie. Questo è il layout di questo benvenuto. Quali sono le nostre scelte? Abbiamo già detto una conferenza interamente sostenuta da GIMBE senza alcuno sponsor commerciale o istituzionale, partecipazione gratuita con iscrizione online e servizi essenziali, siamo in condizione solo di offrire un caffè che spero abbiate gradito. Il programma, come vedete, solo per il 10% predefinito e per il 90% costruito grazie alla selezione dei contributi inviati dai partecipanti. Alla fine del convegno tutto sarà disponibile sul nostro sito, quindi presentazioni Amsterdam Book possono essere scaricate. E da quest'anno ci sono due novità. La prima, possono anche essere scaricati i video delle presentazioni, e la seconda, particolarmente interessante per chi ha presentato dei contributi, sarà possibile anche pubblicare sulla nostra rivista che ha da poco compiuto un anno di vita, GIMBE News, di cui troverete diversi numeri negli stand fuori, i contributi legati a questo convegno. La vostra risposta è stata imponente, abbiamo avuto 758 registrazioni e alla giornata del 2 631 iscritti, 44 contributi pervenuti di cui selezionati 16, 5 come long presentation e 11 come short presentation. Le iscrizioni, i partecipanti provengono da tutta Italia con l'unica eccezione della Valle d'Aosta, appartengono praticamente a tutte le professioni sanitarie e questo vi dà l'idea quanto le tematiche dell'EBM e del governo clinico sono di fatto di interesse per tutte le professioni sanitarie. Quest'anno c'è stato il nuovo sorpasso degli infermieri sui medici, ma mi è sembrato corretto riportare, anche se rappresentati da poche unità, anche le altre professioni sanitarie, che vi danno l'idea di quanto le tematiche trattate in questo convegno sono veramente di interesse multiprofessionale. E rispetto alle aree aziendali di provenienza vedete che c'è un terzo di professionisti che vengono dall'area clinica assistenziale, ma poi tutto il resto si distribuisce più o meno equamente tra tutte le aree di un'azienda sanitaria. Quale sarà il programma della giornata? Le due letture iniziali che saranno tenute, la prima da me e la seconda dall'amico Massimo, io vi parlerò della nuova ECM e quelle che sono un po' le opportunità per attuare evidence-based practice e clinical governance nelle aziende sanitarie, mentre a Massimo l'onere di verificare se il governo clinico rappresenta ancora l'unica ancora di salvezza per l'universalismo del sistema sanitario pubblico. Poi avremo le sessioni costruite con i contributi dei partecipanti. La prima è destinata all'evidence based practice, dove Michela Bozzola ne presenterà un percorso integrato di evidence based practice nel corso di laurea in fisioterapia. Poi avremo un contributo del Centro Cochrane Italiano sulla qualità delle fonti di informazione BM al letto del malato e infine come si fa a produrre raccomandazioni cliniche quando le evidenze non ci sono. Abbiamo poi una parte estesa destinata alla clinica, ai progetti di clinical governance che abbiamo organizzato in tre aree. La sessione 2 sullo sviluppo, implementazione e monitoraggio di percorsi assistenziali, la sessione 3 su gestione del rischio e sicurezza dei pazienti e la sessione 4 su strategie e interventi organizzativi. Che cosa vi chiediamo? Ai partecipanti poche cose, cercate di non muovervi troppo,
Sappiamo che il movimento fa bene alla prevenzione del rischio cardiovascolare, ma per una giornata non credo che ci debbano essere particolari problemi. Ti chiediamo di rientrare puntuali in sala alle 2:15 perché poi molti devono rientrare presso le proprie sedi e quindi è opportuno rispettare i tempi. Ti chiediamo ovviamente di tenere spenti i cellulari, di fare domande pertinenti e sintetiche, di chiedere l'attestato di partecipazione solo quando andate via, questo è per una nostra procedura interna che vi chiediamo di rispettare, e ai relatori chiediamo rispetto rigoroso dei tempi e di rimanere in sala fino a fine sessione. Solo un attimo per farvi vedere che cosa c'è fuori. Fuori abbiamo predisposto un po' di progetti che abbiamo portato avanti nel corso di questi ultimi 2 anni, Gym Education che è il nostro programma di formazione, l'Info Sanità che è questo nuovo portale che di fatto è una sorta di network di tutte le organizzazioni sanitarie italiane che presenterà anche nuovi spunti che verranno presentati nel corso della giornata. La Evidence Based Healthcare International Library che andrà online a metà dell'anno e il Gym News che comincia a diventare una rivista veramente molto letta dai professionisti italiani e che è proprio un mese fa compiuto un anno di vita. Ci sono anche gli eventi Gym che abbiamo predisposto per il 2010 e il 2011, le cui date saranno sempre aggiornate sul sito Gym e poi di cui ovviamente prenderete nota. Io ovviamente devo ringraziare tutti i miei collaboratori, Elena Cortafave e Marco Mosti, un po' il motore organizzativo del Gym, Roberto Luceri, Andrea Mussolese, Francesca Torre, Maurizio Muccioli, Francesco Vitone e Chiara Liguori, staff Gym, tutti gli autori che hanno contribuito al programma, tutti i partecipanti e ovviamente tutti quelli che sono presenti in quest'aula e che hanno gradito il nostro invito. Grazie per essere qui.